Va bene, allora iniziamo oggi, entriamo un po' nel vivo del corso, perché con la lezione di oggi, che sarà divisa in due parti, iniziamo a vedere come si programma un computer, un microprocessore. Utilizzeremo un linguaggio di programmazione di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, che è un linguaggio assembly. Non perché useremo questo linguaggio durante questo corso per programmare un computer, ma perché è il linguaggio comprensibile da un programmatore umano più vicino al linguaggio macchina. Quello che andremo a fare è quindi scrivere un semplice programma, semplicissimo, che però lo scriveremo in assembly. Ma lo andremo a compilare insieme a un programma scritto in C, e seguendo lo schema che ho riportato su questa slide, e cioè noi scriveremo, chi parla? Parla io? Parla, chi parla? Vi chiedo un silenzio, non siete obbligati a seguire, se siete qui dovete stare in silenzio, l'unico che parla deve essere io o qualcuno che interrompe me e parla con me. Ok? Se no sono costretto a chiedere di allontanarvi dall'aula. Ci siamo? Allora, sto dicendo che noi dobbiamo scrivere un programma in un linguaggio assembly, lo assembleremo e quindi produrremo una versione del programma che si chiama versione linguaggio oggetto, che poi sarà, con un brutto neologismo deriva dall'inglese, linkata assieme a un altro programma scritto in linguaggio oggetto, che sarà la compilazione, il risultato della compilazione di un altro programma scritto in C. Perché questa architettura è così complessa? Perché innanzitutto i programmi che scriviamo noi sono tutti quanti realizzati e compilati in questa maniera, in quanto che ciascun programma che noi andremo a fare, per esempio in C, utilizzerà altri programmi che sono detti funzioni di libreria, che servono per gestire per esempio l'input-output, la tastiera, lo schermo, che servono per gestire la memoria, che servono per interfacciarsi col sistema operativo. Tutti i programmi che sono stati scritti molto tempo fa da altri programmatori, ovviamente prima di noi. Quindi questo modo di lavorare, e cioè scrivere più moduli, scrivere un programma che a sua volta chiamerà altri programmi, è un modo normale di lavorare. La cosa che può sembrare sorprendente adesso è che noi andiamo ad assemblare un programma in assembly compilandolo insieme a un programma in C. Perché lo faremo? Lo facciamo perché l'assembly è un linguaggio molto primitivo, che è stato appunto prodotto tanti anni fa. Nel frattempo sono successe tante cose, si sono rese molto più complesse le architetture dell'hardware. Per esempio il computer che usiamo tutti noi è molto più complesso di quanto era complesso il computer 70 anni fa. In particolare i sistemi operativi di oggi gestiscono la memoria in due modalità, una modalità utente per tutti quanti i programmi utente e una modalità protetta per le librerie e i programmi a livello, che devono girare a livello di privilegio maggiore, i programmi del sistema operativo. L'assembly non aveva queste capacità di gestire la complessità dell'hardware di oggi, mentre invece il C ce l'ha. Cioè quando noi scarichiamo e installiamo un compilatore in C, il compilatore C, C++, porta con sé tante librerie di programmi molto complessi, molto sofisticati e molto efficienti per gestire l'hardware del laboratorio, sto parlando del personal computer proprio, e quindi in particolare per gestire la tastiera e lo schermo, per capirci, l'input-output. Allora, che cosa faremo noi? Per gestire l'input e l'output ci appoggeremo alle librerie del C. Il nostro programmino
per vedere come funziona un programma a livello utente, lo realizzeremo in assembly. Assembleremo il nostro programmino, compileremo il programma in C e poi collegheremo assieme i due programmi per produrre l'unico programma eseguibile che poi lanceremo. Come fare questo dipende se usiamo un sistema operativo o ne usiamo un altro. Io adesso sto usando il sistema operativo Linux, per cui effettuerò questi passaggi che ho descritto utilizzando le specifiche con cui si lanciano il compilatore e l'assemblatore sotto Linux. Però sulle slide ho riportato anche, per vostra comodità, come eventualmente replicare lo stesso esercizio sotto Windows. Allora, direi che possiamo a questo punto iniziare a fare che? Supponiamo di voler fare ad esempio un programma per fare un qualche cosa di estremamente semplice, perché adesso non ci dobbiamo perdere nei dettagli della complessità del programma, ma dobbiamo semplicemente capire come si scrive in generale un programma. E allora faremo un programma per leggere due numeri dalla tastiera, calcolare la somma e produrre in output il risultato. Cioè, quello che noi dovremmo andare a fare è leggere un numero, che cosa sto facendo io? Sto cercando di mettere, non so se si vede, su carta, un diagramma su carta, quello che vorrei andare a fare. Sto cercando di esprimere mediante un flowchart le idee che dovremmo andare a implementare prima di implementarle. Io vorrei leggere un primo operando leggerne poi un secondo, da dove? Dalla tastiera. E poi vorrei andare a effettuare l'operazione di somma dei due. E poi vorrei mandare in output il risultato. Vabbè, così. Allora facciamo con quest'altro. Facciamo prima. Magari scrivi o sulla stampante o più più comodamente ce lo facciamo scrivere sullo schermo. Dopodiché il mio programma termina. E non lo ritrovo, troverò. Vabbè, eccoci qua. Questo è quello che voglio fare, che chi ha già programmato adesso si starà sicuramente vergognando di quello che stiamo per fare, però dovendo cominciare dalle cose semplici partiamo da qua. E quindi, avendo ben chiaro in mente questo, adesso cosa dovremmo fare? Capire innanzitutto che questo è un programma talmente semplice che non c'è neanche un ciclo. Questo è evidente e ci consente di poter utilizzare delle istruzioni assembly molto semplici, quelle che abbiamo già visto la settimana scorsa. E questa cosa qui adesso dovremo tradurla in pratica in un programma assembly. Quindi, che cosa facciamo? Dobbiamo innanzitutto scrivere
un programma, e abbiamo detto che il programma è un file di testo, un file di ASCII, quindi abbiamo bisogno di un editore di file di testo. Ce ne sono tantissimi, c'è blocco note, c'è quello che volete voi, e io qui faccio partire uno che si chiama Nano sotto Linux, se no c'è VI, c'è Emacs, ce ne sono un'infinità. E però prima di farlo mi metto in una directory dove metterò tutti i file della mia applicazione. In questa directory, che l'ho chiamata Assembly, ci ho già messo due file che mi serviranno per... si vede? Si vede bene, male, non si vede? Giù in fondo, chiaramente? Chiedo giù in fondo se si vede. Si vede un po' meglio? Va un po' meglio, scusate? Grazie. Allora, dicevo che ho messo nella cartella due file, uno che si chiamano entrambi allo stesso modo, uno che sta per includi ed è un file di testo che contiene delle primitive di input-output scritte in assembly per poter gestire la lettura dalla tastiera e la scrittura sul display. Qui abbiamo con estensione.o quelle primitive, quelle funzioni primitive già precompilate a livello oggetto per poter essere linkate, collegate insieme al programma che andremo a scrivere noi. Perché stanno lì? Perché ovviamente sono abbastanza complesse, soprattutto quelle a livello oggetto, non sono ovviamente comprensibili, stanno lì perché noi le useremo, ma non sono quelle che andiamo a implementare noi. Ci appoggeremo su quelle primitive. Detto questo, altro non c'è in questa cartella, andiamo con il nostro editore di testo a cominciare a scrivere i programmi. Abbiamo detto che abbiamo bisogno di un programma principale scritto in C. Allora ce lo andiamo a scrivere, gli diamo un nome qualunque, appunto per esempio principale, così, gli diamo l'estensione .c, normalmente sta a significare che il programma, quello che è un file che contiene un programma, è scritto in C. Se ci mettiamo dentro il file un programma scritto in C++, che vedremo nel corso di questo corso, l'estensione che utilizzeremo sarà C++ per più. Questo invece è un banalissimo programma in C e quindi lo scriviamo così. Allora, parte l'editore e adesso devo cominciare a scrivere. Un programma scritto in C deve avere una funzione che si chiama main. Ovviamente queste cose le rivedremo, adesso lo scrivo anche se non ho ancora spiegato, ma insomma mi perdonerete, lo devo per forza fare. E il programma restituirà un intero, questo int sta per intero, perché il programma principale restituirà al sistema operativo che lo manda in esecuzione un valore che, se è andato tutto bene, sarà il valore 0. Se qualcosa invece è andato male, sarà un valore diverso dallo 0. Allora, quell'int che vedete qui sta per questo. Dentro il programma dichiariamo una variabile di tipo intero, la chiamiamo per esempio esito, e poi scriviamo punto e virgola. Punto e virgola in C serve per separare un'istruzione da un'altra. Dopo aver
definito questa variabile, su questi concetti del C ci torneremo la settimana prossima, cioè tutto il resto del corso ovviamente. Che cosa facciamo? Prendiamo questa variabile e gli diamo un valore mediante l'operatore di assegnamento, il valore restituito dal programma che lanceremo in esecuzione, che sarà scritto in assembly. E quindi, piccolo sforzo di fantasia, diamo un nome al programma che andremo a scrivere in assembly. A me mi viene mio programma. Questo mio programma è il nome che daremo al nostro programma. Lui partirà, farà delle cose, quelle che abbiamo detto che deve fare. Quando avrà terminato, se è andato tutto bene, restituirà a chi l'ha mandato in esecuzione, in questo caso questo programma che stiamo scrivendo adesso, un valore che dovrebbe essere il valore 0. Quindi a questo punto la variabile esito, dopo che il mio programma avrà terminato di lavorare e avrà eseguito la RET, assumerà il valore 0 se è andato tutto bene. A questo punto noi cosa facciamo? Dal programma principale scriviamo return, questo è in C, e mandiamo al sistema operativo la risposta di come è andato il programma. Se esito è 0, allora restituiamo al sistema operativo l'informazione è andato tutto ok. Se invece esito avrà un valore diverso da 0, vorrà dire che il programma, mio programma, ha avuto qualche problema e non ha potuto terminare la sua esecuzione. Il programma sarebbe finito qui, quello scritto in C, ed è finito. È un programma banale, serve solo a lanciare un altro programma. È una specie di lanciatore, ma dentro questo programma c'è una chiamata a un identificatore, mio programma, che il compilatore, quando andrà a compilare, non saprà cosa sia. Mentre esito sa cos'è, perché lo stiamo definendo noi, diciamo che è una variabile di tipo intero, mio programma, il compilatore non sa che cos'è. Allora, per non far alterare l'umore del compilatore, dobbiamo dirgli: guarda, compilatore, che il programma che segue farà uso di un identificatore che sia mio programma, che è mio programma, il quale è il nome di una funzione. Quella che ho scritto adesso è il prototipo di una funzione che sarà usata dal programma seguente. Se io la scrivo prima del main, il compilatore dice: ah, ho capito. Allora, il compilatore che fa? Che il compilatore C comincia a leggere qui, dice: intero, mio programma, void, capisce che in seguito ci sarà una chiamata a una funzione che si chiama mio programma. Poi comincia a leggere qui, vede main, bene, vede che comincia qui, la parentesi graffa aperta sarebbe, per chi ha programmato in quel meraviglioso linguaggio che era il Pascal, sarebbe begin, cioè inizia qui il programma, e qui questa invece che vedete, questa parentesi graffa chiusa, sarebbe nel Pascal, si chiamava end, begin end, qui inizia il programma e qui finisce. Le istruzioni che ci sono dentro, ci sono tre, separate da un punto e virgola, terminate da un punto e virgola, sono: una non è una vera istruzione, è una direttiva per allocare spazio in memoria. Quella che state vedendo adesso, int esito, sarebbe res in assembly, anzi sarebbe, tradotto in assembly, quella sarebbe esito res D per double word, 4 byte, in quanto che gli int sono su 4 byte. Esito sarebbe l'etichetta, cioè l'indirizzo di memoria. I nomi di variabili sono
gli indirizzi della RAM a cui staranno quelle variabili sulla RAM, l'indirizzo della variabile, il nome di una variabile e l'indirizzo di una variabile. Poi, invece qui, che cosa si fa? Questa è un'istruzione che lancia la funzione mio programma senza passargli niente come argomento. Questa terminerà e il risultato lo andrà a scrivere, grazie a questo operatore di assegnamento, sulla RAM all'indirizzo esito. In pratica vorrà dire che la variabile esito prende come valore il valore restituito dalla funzione mio programma. Se è andato tutto bene, faremo il mio programma in mio Natale che ci vada a restituire 0, quindi dentro esito ci va a finire 0. Se non riesce a metterci 0, che sarebbe 32 bit tutta 0, ci va a finire qualcosa di casuale, vorrà dire che il mio programma non ha terminato, perché ci sta un qualche cosa di casuale. E il sistema operativo a cui restituiremo la variabile esito capirà che qualche cosa è andato male. Ecco, questa è la struttura di quello che andiamo a fare. Adesso l'editore ha finito, cioè non dobbiamo scrivere più niente, noi abbiamo finito. Salviamo il programma e usciamo. Se andiamo a vedere dentro la nostra cartella, c'è questo programma, se lo vogliamo vedere, se abbiamo a controllare se abbiamo scritto male, c'è il programma che abbiamo scritto come file di testo. Ora dobbiamo cominciare a lavorare seriamente, dobbiamo scrivere il programma in assembly. Allora facciamo partire di nuovo l'editore, dobbiamo andare a creare un file di testo dove ci sarà il programma vero e proprio, che l'abbiamo chiamato la funzione mio programma. Allora anche al nome al file gli diamo lo stesso nome, perché così ci aiuta a ricordare cosa contiene quel file. Mio programma AS.ASM serve per far capire che quel file di testo contiene un programma scritto in assembly, in un assembly. Noi useremo un particolare assembly oggi che si chiama NASM. ASL, bene. Ecco, parte. Allora dobbiamo cominciare a scrivere. La prima cosa che facciamo, andiamo a mettere dentro per inclusione un file, il file che abbiamo visto prima, che contiene le funzioni per gestire l'input output. E allora facciamo subito partire il file con una direttiva di inclusione. Vedete, include è una direttiva che fra l'altro ha lo stesso nome anche nel C, che serve per includere in questo file di testo un altro file di testo. L'altro file di testo che andiamo a includere ha un nome che lo mettiamo fra doppi apici e l'avevamo visto prima, si chiama asm_io.include, che sarà incluso adesso. Che cosa significa questa? Andiamo a capo. Cosa significa? Significa che quando l'assemblatore partirà e andrà a assemblare questo file di testo, per prima cosa andrà a prendere quell'altro file che ho nominato adesso qui, asm_.inc, lo scriverà lì dentro al posto di quella riga. Quella riga scompare e ci sarà al posto di quella riga quell'altro file. Verrà incluso in questo, come file di testo. Mi seguite? Cut and paste. Quindi questa è una direttiva, in quanto che è un messaggio che noi stiamo mandando all'assemblatore. Essa stessa non sarà tradotta in linguaggio macchina. È tutto, serve per operare bene. Altra direttiva, segment dot data. Questa direttiva qui dice all'assemblatore: da adesso in poi ti do indicazioni circa come dovrai riservare dello spazio in memoria per scriverci delle cose.
Quindi sostanzialmente quel segment dice all'assemblatore che deve andare sul segmento dati e cominciare a riservare spazio in memoria per delle informazioni, o che verranno lette in input, o che invece ce le andiamo proprio a scrivere noi. Noi adesso stiamo a dare indicazioni all'assemblatore perché vada a scrivere certe cose sulla RAM. E qual era la direttiva per scrivere sulla RAM? Ce n'erano due, una che si chiamava D e una che si chiamava RES. La D la utilizzavamo per esempio insieme a B o a V, W o a D, a seconda se riservavamo un byte o 2 o 4 o 8 o 10, senza inizializzare, la RES stessa cosa ma senza inizializzare. Però abbiamo visto la settimana scorsa che facevamo una cosa di questo genere, L1 per esempio DB e poi non so A. Questo significava che si andava sulla RAM, cioè si sarebbe dovuto andare sulla RAM a un certo indirizzo L1, l'etichetta L1 per dire un qualche indirizzo che adesso non so quale sarà, che però so per dove è stata collocata, cioè subito dopo segmento data, che sarebbe il primo byte del segmento dati, offset 0. È il primo che scrivo, è il primo byte. C'è un segmento per i dati che inizia da un certo indirizzo che sta scritto dentro il registro, nel caso dei dati, DS. C'è un segmento della RAM, inizia da un indirizzo, fino a... il primo indirizzo, che sarebbe offset 0, ci andiamo a scrivere a minuscolo. Che lo stai a fare? Infatti non c'è senso. Facciamo una cosa che ci abbia più senso rispetto al programma che dobbiamo fare noi. Noi vogliamo mettere dentro un messaggio da dare all'utente. Cioè l'utente che deve fare? Deve scrivere un numero, poi ne deve scrivere un altro e il programma farà la somma. Allora bisogna che l'utente, qualcuno glielo dice che deve scrivere un numero. Dobbiamo dare un messaggio all'utente, giusto? Quando parte il programma. Allora, che cosa facciamo noi? Andiamo a un certo indirizzo di memoria della RAM, che sarà... quello, ho detto adesso dove inizia il segmento, e ci andiamo a scrivere... e metti un numero. Beh, col punto esclamativo sembra un comando. Mettiamo due punti e lasciamo uno spazio. C'è una mamazzata, vedo ma non vedo. Aspetta, metto gli occhiali. Non ti ho sentito. No. Due spazi e uno spazio è la stessa cosa. La domanda era: gli spazi sono significativi? No. Il numero degli spazi non è significativo. Un'altra domanda. Ma il segment è una funzione? Segment non è una funzione, ma ho detto prima, è una direttiva. Anche il segment senza usare il percentuale? Non tutte le direttive iniziano con il percentuale, grazie. No, data, questa è tutta una direttiva, segment dot data vuol dire che lì inizia il segmento dati. Esatto. Ok, altre domande? Andiamo avanti? Oh, detto così, che cosa fa? Lui va nel primo byte e ci mette l'asci della I maiuscola. In quello successivo ci mette l'asci della M minuscola, in quello successivo l'asci della M minuscola e così via, fino ad arrivare a questo byte qui, che viene pure scritto nel segmento dati. Va bene. Dopodiché, che cosa facciamo noi? Scriviamo virgola, adesso scrivi ancora un'altra cosa e ci mettiamo il byte, lo 0. Cioè, attenzione, quello lì, io ho scritto, quello ovviamente è lo 0, non lo ho, ma non è né l'asci dello 0, lui l'assemblatore capisce che deve metterci
A quel punto un byte, uno solo, fatto di 8 bit, tutti a 0. Sarebbe lo 0 numero, però invece che scritto su 4 byte, è scritto su un solo byte. Sarebbe lo 0 numero naturale, invece che scrivere su 4, scritto su 4 byte, quindi 32 bit a 0, scritto su un solo byte, quindi 8 bit, tutti a 0. Finito. Perché ce l'ha messo? E sarà più chiaro fra un po', però ve lo anticipo. Questo è il modo classico di tutta l'informatica per dire: esiste una stringa che è la sequenza di questi caratteri, immetti un numero, due punti, spazio, stop. Quello zero serve per dire stop, è finita la stringa. È una convenzione che so 70 anni che c'è, non è mai stata ovviamente modificata. E poi che faccio? Vado oltre perché c'ho bisogno di un altro messaggio, anzi di più di un altro, e chiederò all'utente di immettere un altro numero. E faccio la stessa cosa, cioè ci metto alla fine uno zero. Poi vado un pochetto veloce. Volevo andare veloce. Metto un altro messaggio, cioè un'altra stringa metto dentro, all'indirizzo messaggio 3. Ho messaggio 1, messaggio 2, messaggio 3, che cosa sono? Sono L1, L2, L3 che abbiamo visto l'altra settimana. Sono, torno a dire, indirizzi della RAM. È perché nella testa mia quello è un messaggio che voglio mandare all'input. Ok, non gli piace il messaggio, allora lo chiamo Topolino. Ma non mi chiede perché Topolino 3. Mi chiedi Topolino 3? Lasciamo Topolino? Adesso scrivo, hai immesso, posso scrivere messaggio 3 adesso? Vabbè, e spazio, e spazio. Virgola, e la loro somma è, ci metto le accentata? È un da brivido, eh? Io dipende da come è settato il sistema operativo, da come è settato l'assemblatore e il compilatore. Se è stato settato in maniera tale da gestire ISO 8859, ce lo posso mettere. Se è stato settato su una versione che invece usa solo l'ASCII, lì mi avrebbe dato dei problemi a quel punto, mi avrebbe dato un carattere incomprensibile forse. Allora, per sicurezza non ce lo metto, in realtà ce lo potrei mettere sul mio, ma per non avere problemi non ce lo metto. Però devo metterlo 0. Allora, che cosa ho fatto? Ho immesso sulla RAM alcune stringhe che mi serviranno per dialogare con l'utente del mio programma, nel corso del programma. Stanno là, quando mi serve le utilizzerò. Adesso inizia un'altra direttiva, segment. Per motivi storici, quest'altra si chiama BSS. Era bulletin, una cosa, in cui ci andiamo a mettere sempre nel segmento dati, però separato in un'altra sezione,
le variabili non inizializzate, cioè riserviamo spazi in memoria per ospitare i dati che andremo a leggere dalla tastiera. Allora, la parola chiave ce l'abbiamo già, scritta prima, res. Dobbiamo capire adesso quanto è grande la zona di memoria che vogliamo riservare per i numeri. Abbiamo detto che il C usa 4 byte per rappresentare i numeri e riserviamone 4. E quindi scriviamo res double word. Però dobbiamo dire all'assemblatore a che indirizzo deve riservarlo. Allora lui comincerà a riservarlo da un certo indirizzo che, per quanto mi riguarda, io che sono il programmatore, per ricordarmi che cos'è sta roba, che cos'è? È uno spazio dove c'è da mettere il primo numero letto in input, allora mi viene da chiamarlo input 1 e non Minni o Pluto o quello che è. Perché chiaramente sti nomi, queste etichette che vedete qui, che in C saranno i nomi delle variabili, no, scherzi a parte, cioè devono essere scelti in maniera comoda, in maniera tale che innanzitutto tu ti ricordi che cos'è quella variabile, ma però anche che, per cortesia, che quando io vado a leggere il tuo programma anch'io capisco più o meno cosa ci sta in quella variabile, visto che c'hai totale libertà, scegli dei nomi coerenti. Quante double word? Una sola. Quindi riservo spazio in memoria per un numero letto in input e poi all'indirizzo input 2, che sarà subito dopo, ci vado a mettere un altro numero. Quindi ho riservato spazio in memoria per i numeri che leggerò da input. Finito la parte dati, segmento dati è stato completato da noi. Adesso inizia il segmento codice. E quindi la direttiva è segment dot text. Text sta per testo, che nel caso dei programmi ovviamente è codice. Adesso le prime cose che andiamo a scrivere sono cose convenzionali che servono per tutti i programmi in assembly. In particolare, diciamo, usiamo un'altra direttiva global. La sposto un pochino per dire che è già iniziato il segmento, ma non è essenziale quegli spazi che vedete prima. E con la parola chiave global, la direttiva global, vado a dire all'assemblatore e anche al suo amico, il compilatore C, che lavoreranno assieme, che vado a definire adesso un identificatore che dovrà essere visibile anche al di fuori da questo programma. Guardate che, per quanto banale questo programma che stiamo andando a fare, stiamo dicendo cose che poi riprenderemo addirittura alla fine di questo corso. Stiamo parlando del fatto che un identificatore ha una visibilità globale anche al di fuori da questo programma, potrebbe essere visto e usato anche da programmi con cui questo sarà linkato assieme dopo essere stato compilato. Global vuol dire ha una visibilità globale, anche al di fuori dal codice che sta in questo file. E infatti sto a parlare dell'identificatore di quell'altra funzione che si chiamava mio programma. Cioè, che cosa ho fatto? Ho detto all'assemblatore, fa in maniera tale che l'identificatore mio programma sia visibile anche al di fuori, perché questo dovrà essere visibile dal programma C che lo manderà in esecuzione.
nell'altro file, quello scritto col programma scritto in C. A questo punto inizia il mio programma. Da quello che seguirà è il programma che andiamo a realizzare. Per prima cosa facciamo un'operazione convenzionale che serve per inizializzare il valore di alcuni registri e la memoria. Perché dovete tenere presente che questo processo, che partirà quando andrà in esecuzione questo codice, è uno dei tanti e quindi andrà a utilizzare la RAM nel segmento codice. Questo andrà nel segmento codice, questa parte che stiamo scrivendo, e quindi dovrà dialogare con il sistema operativo per dire adesso parto io, e quindi questa operazione qui inizializza alcune operazioni che vengono compiute dal sistema operativo. Dopodiché facciamo un'operazione che bisogna fare ogni volta che parte un programma, e cioè salvare con la push A, tutti i registri del microprocessore all'interno dello stack. Push A vuol dire salvali tutti, A sta per all, salvali tutti e metti sullo stack. Di che cosa sto parlando? Di tutti i registri, i valori che stanno dentro i registri, salvali nello stack. Perché? Perché io adesso li andrò a modificare, ci devo lavorare, ma quando io avrò terminato di lavorare, tutto dovrà tornare a come era prima, perché il controllo tornerà al sistema operativo, il quale continuerà a lavorare esattamente dove aveva smesso di lavorare quando aveva fatto partire questa funzione. Quindi, prima salvo tutti i registri. Quando avrò finito, li dovrò rimettere tutti quanti a posto. Adesso cominciamo a lavorare. Per prima cosa io devo scrivere all'utente che deve immettere un numero, che era messaggio 1. Era scritto sulla RAM all'indirizzo messaggio 1. Allora io che faccio? Faccio move, metto in EAX messaggio 1. Che cosa fa questa istruzione? L'abbiamo vista la settimana scorsa. Dentro EAX che cosa ci va a scrivere? Ecco, lui dice quello che è contenuto, ma se fosse stato quello che è contenuto sarebbe stato questo. Allora, se fosse stato questo, sarebbe stato che andava a scrivere in EAX I maiuscolo, cioè l'hash di I maiuscolo, ma siccome EAX è su 4, su 32 bit, avrebbe scritto la I maiuscolo, la M minuscola, in me e la E minuscola. Niente di tutto ciò. Non è questo quello che volevo fare. Quello che volevo fare, non mi serve a niente quello. Quello che volevo fare è quest'altro. Che cosa fa questa istruzione qui? Prende l'indirizzo che è nascosto sotto messaggio 1. Messaggio 1 come viene la parola in italiano? È un qualche cosa che sta per... È un'etichetta, infatti abbiamo usato questa parola etichetta, la dobbiamo riutilizzare. È un'etichetta che sta per un vero indirizzo, per esempio FFF000
che al momento non lo so qual è e non lo posso sapere, perché il programmatore non lo può sapere, perché l'indirizzo vero sarà calcolato quando andrà in esecuzione, sarà gestito dal sistema operativo. Quindi in questo momento io posso solo dire: prendi il valore associato a messaggio 1, che è un indirizzo. In questo esempio stiamo supponendo che tutto sia 32 bit, perché lo mette dentro EAX che è a 32 bit. Quindi sto supponendo di star lavorando su una macchina a 32 bit, come era quando ho iniziato la macchina su cui lavoravo, quando ho usato questo programma. Vabbè, andiamo avanti. L'ha messo l'indirizzo sul registro a 32 bit. Adesso mando in esecuzione una funzione che ha scritto il signor Paul Carter, che è la persona da cui ho preso questo materiale una quindicina d'anni fa. E questa print string, si chiama così, che cosa fa? Chiama le primitive del C per scrivere le primitive che il C usa per mandare in esecuzione, per gestire lo schermo, la console, e lavora così questa funzione. Va alla RAM all'indirizzo contenuto nel registro EAX. Quello che ci trova, in questo momento ci troverebbe una I maiuscola, lo scrive sulla console, traduce l'asci in un carattere e prende il disegnino di quel carattere come bitmap e la stampa sulla console. Cioè scrive la I maiuscola come carattere sulla console. Quindi fa un'operazione molto complessa, che se non ci fossero state generazioni di programmatori prima di noi non l'avremmo potuta fare oggi. Usiamo quindi una primitiva per scrivere sulla console che sta già dentro il C. La chiamiamo dall'assembly. Guardate che cosa stiamo a fare. Come è fatta questa print string adesso non ci interessa. Quello che è importante capire è che va all'indirizzo che sta scritto dentro EAX, ci trova un byte, capisce che quello è il codice di un ASCII, va a prendere un disegnino che corrisponde a quell'ASCII lì in bitmap e lo scrive sulla console. Ma non si ferma qui. Poi va all'indirizzo che sta subito dopo, ci troverà l'ASCII di una M minuscola, farà la stessa cosa e scriverà la M minuscola a fianco alla I. Ma non si ferma, va oltre e fa lo stesso, va oltre e fa lo stesso, va oltre e fa lo stesso all'infinito. Salvo fermarsi appena trova un byte con 8 bit tutti a zero. Ma noi non l'abbiamo incluso da nessuna parte print string. E sta dentro ASM. Ah, il primo? Sta qui dentro, sta. Ok? Dentro quel file ci stanno le intestazioni di tutte queste funzioni che adesso useremo. Ma questa funzione print string la dobbiamo mandare in esecuzione. E come si fa a mandare in esecuzione un sottoprogramma? Con la call. Quindi andiamo qui e ci scriviamo call. Ecco qua. Print string sarà un codice che terminerà con una ret. Quando sarà eseguita la ret? Se l'hanno programmato bene, sarà eseguito quando incontrerà un byte con 8 bit tutti a 0. Il byte 0. Fatto quello, print string termina e fa la ret, print string dico,
Quando prende string e fa la ret, il controllo ripassa a questo codice che stiamo a scrivere noi. E quindi la palla, che sarebbe la CPU, torna a noi. Ci ripassa la CPU. E quindi dobbiamo andare avanti. A questo punto dobbiamo andare a leggere il valore che è stato immesso. Quindi chiamiamo un'altra funzione che sta scritta dentro quel file, che si chiama readInt. E che cosa fa questa funzione? Questa funzione va a leggere, deve leggere il valore che è stato immesso, perché si intende che print string ha scritto immetti un numero sullo schermo. A questo punto l'utente deve immettere questo numero. readInt che deve fare? Deve prendere questo numero e lo deve andare a mettere dentro input 1. Io vado piano perché allora, la domanda è: print string scrive quello che sta all'indirizzo EAX, comincia a scrivere da quello che sta all'indirizzo EAX e va avanti all'infinito, salvo che fermarsi appena trova un byte con 8 bit tutti a 0. Quando che incontra un byte con 8 bit tutti a 0, fa la ret e il controllo ripassa a noi. No. readInt invece deve fare l'operazione opposta, in un certo senso, non deve scrivere ma deve leggere da tastiera quello che l'utente immette, batte. L'utente andrà a battere dei tasti. Quando l'utente batte dei tasti, dei byte partono, vanno in un, si chiama buffer, che il sistema operativo gestisce, ne parleremo più in là. La readInt legge questi byte, ascoltate a me, che questa è una cosa delicata. Quando l'utente scrive sulla tastiera, ogni tasto che viene premuto, parte un byte, che sarebbe un codice ASCII, e va in una zona di memoria gestita dal sistema operativo che si chiama buffer di input, e quindi vedete tutti questi byte che sono tutti codici ASCII che si mettono uno dopo l'altro. Sono codici ASCII. Adesso supponiamo che l'utente batte 4-5, che sarebbe il numero 45. Nel buffer ci va a finire l'ASCII di 4 e l'ASCII di 5. Che cos'è quello? Il numero 45? No, sono due asci, l'asci della cifra 4 e l'asci della cifra 5. Questa convenzione, che è la convenzione che siamo noi, adesso deve essere tradotta in un numero espresso in complemento a 2, cioè no, questo è il numero naturale perché non ce l'ha più, per cui il numero naturale, binario, su 4 byte. Chi lo fa questo? readInt. Quell'int che vedete lì serve per capire che questa legge un intero. Adesso voi non dovete, questo readInt è un dettaglio, la vediamo oggi, non la vedremo mai più. Quello che dovete fare è capire cosa sta succedendo, perché quello che sta succedendo adesso succederà dopo in C, però lo state vedendo adesso come se dietro le quinte, state vedendo una specie di rappresentazione teatrale dove però non ci sono le quinte, state vedendo quello che c'è dietro, capite?
Boh, però non vi perdete nei dettagli, cercate di capire cosa sta succedendo, quello è importante. Redint legge, supponiamo 4 e 5, come ho detto poco fa, e trasforma questo 4 e questo 5 asci in, non mi viene a memoria, cioè non mi viene a mente, in 00000000 non so quanti 0, poi a un certo punto ci sarà 1, sul 32 c'è 1, sul 16 c'è 0, sull'8 1, e siamo a 40, 45, sul 4 1, 1, 0, 0, sono arrivato 1, cioè scrive 45 in binario. Mi seguite? Questo è quello che ogni volta faranno le nostre primitive, anche quelle che useremo noi nel C, faranno la stessa cosa. E dove lo va a scrivere? Lo va a scrivere dentro EAX. Dentro EAX, il primo registro della CPU, ci andrà scritto 45 in binario. Supposto che l'utente abbia battuto 4 e 5. Se l'utente batte 3, 4 e 5, 345, ci sarà dentro EAX il numero 345 scritto in binario. Non l'ho detto, ma quando è che il sistema operativo capisce che deve chiudere il buffer? Quando l'utente batterà return. Cioè l'utente scrive per esempio 3, 4, 5 e poi preme return, allora il buffer si chiude, 3, 4 e 5 vengono interpretati da redint come un numero e quel numero in binario viene scritto dentro il registro EAX della CPU. A questo punto il numero sta dentro EAX, ma noi lo dobbiamo mettere, ti passo la parola, dentro la RAM, perché lo dobbiamo appoggiare sulla RAM. Dimmi pure. Se noi mettiamo, ad esempio, mettiamo oggi una lettera o un altro carattere. Allora, la domanda è interessante. Cosa succede se io invece di metterci una cifra ci metto F? E come vedremo in C le primitive per fare questo sono sofisticate, si accorgono che quella non è una cifra e si comporteranno in una certa maniera che vedremo la prossima settimana. In assembly succede errore, cioè succede che la redint dipende da come è implementata la redint. Se la redint l'ha implementata, portata in maniera sofisticata, si accorge che è una cifra, ma molto probabilmente ci sarà un errore. Altra domanda? Se invece il numero è troppo grande, anche lì l'errore. Allora, addirittura se il numero è troppo grande, cioè io non metto a scrivere 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 5, lo scrivo 50, a questo punto il numero è troppo grande, non c'entra dentro EAX. A questo punto vorrei che qualcuno dia una risposta a questa domanda, perché avete già la cultura per poter rispondere a questa domanda. Overflow viene troncato. No, overflow mi sta abbastanza bene, troncato no, ma nessuna delle due ha una risposta. È ciclico, e quindi a parte il concetto di aritmetica modulo duale a n, quindi se il numero è troppo grande sarebbe che va in overflow. Ma in realtà l'overflow non è il risultato di un'operazione che è stata fatta. È che è stato messo un numero troppo grande. Quindi non viene messo sul registro flag che c'è stata un'operazione che ha sballato. È che abbiamo messo un numero troppo grande, quindi va in overflow. Va in modulo duale a n. Quindi se il numero è troppo grande, ci andrà a finire quel numero meno K
volte che ha superato la grandezza massima, il residuo va scritto dentro AX. Con tanto piacere a tutti quelli che credono che programmare sia scevro da errori. E infatti su questi concetti qui ci giocano, come ho parlato l'altra volta con qualcuno, gli hacker, ma vabbè, andremo fuori discorso. Vabbè, quindi cerchiamo di non scrivere un numero troppo grande, cerchiamo di non metterci le lettere dell'alfabeto, mettiamoci solo le cifre e andiamo avanti. Andiamo avanti significa che adesso sto numero letto, dopo andremo più veloci, però sto numero letto in questo momento sta su EAX, noi invece lo dobbiamo andare a scrivere sulla RAM. Qualcuno mi volesse dettare l'istruzione per scrivere sulla RAM all'indirizzo input 1 il numero che è stato appena letto? Allora, move input 1 virgola allora, questa operazione correttamente individua la sorgente dell'informazione che è AX e la destinazione che è input 1. Quindi sostanzialmente sembrerebbe che dovrebbe far partire un flusso di byte, dico solo i 4, perché AX è di 4 byte, dalla CPU sulla RAM, a che indirizzo? Input 1. Ma se io scrivo input 1 che è così, quello che è? L'indirizzo o quello che ci sta dentro? È l'indirizzo. Io in realtà voglio andare a scrivere, vedete come ci si sbaglia? Io voglio andare a scrivere il contenuto di AX dentro il contenuto che sta all'indirizzo input 1. Voglio copiare i 4 byte di EAX dentro i 4 byte che stanno all'indirizzo input 1, e i 4 byte che stanno all'indirizzo input 1 si identificano così: input 1 dentro due parentesi quadre in assembly. Poi ci dimenticheremo di queste cose, ripeto, però voi state vedendo quello che poi ci farà da un altro modo, insomma, il C lo farà in altro modo, molto più facile. L'indirizzo, la domanda è: senza parentesi cosa sarebbe successo? Sarebbe stato errore, perché input 1 non si può cambiare, è un indirizzo fissato dal sistema operativo, non può essere cambiato, non è una variabile input 1, è una costante, e quindi avrebbe dato errore. Cioè input 1 senza parentesi quadre non può essere la destinazione di qualcosa, perché non può essere cambiato. Va bene, allora adesso cosa facciamo? Facciamo tutto quello che abbiamo appena visto. Lo facciamo di nuovo per il secondo addendo. Quindi facciamo scrivere all'utente il secondo messaggio, che era immetti un altro numero, andremo a leggere, cioè a stamparlo, andremo a leggere quello che ha immesso l'utente e lo andremo a scrivere sulla RAM, non all'indirizzo input 1 ma all'indirizzo input 2. Che succede se mi sbaglio e ci lascio input 1? Che lo va solo a scrivere input 1 e quello di prima me lo so perduto. Ok, adesso cosa faccio? Devo fare la somma. Mo questi due stanno sulla RAM. Tutte e due? Sì, tutte e due stanno sulla RAM. Allora, come si fa innanzitutto a fare la somma? Add. Che devo fare?
Allora, io non posso sommare due cose che stanno sulla RAM. Devo riportare dentro le AX. Perché? Io, se faccio così... Vediamo se vi sta bene. Se io faccio add EAX valore che c'è sulla RAM all'indirizzo input 1, che succede? Perché su EAX ci sta ancora input 2. Perché ce l'ha solo copiato. Perché ce l'ha solo copiato la precedente move. Questa move ha copiato all'indirizzo input 2 ciò che c'era dentro la X, che l'ha fatta a fare? Giusto? Ok, calma, l'ha fatto. Vediamo fra un attimo che l'ha fatta a fare. Però la cosa importante è che dentro EAX c'è sta ancora il punto, quello che sta, quello che, il secondo addendo sta sia sulla RAM che dentro EAX. Allora io per sommare il primo, che invece sta sulla RAM, solo sulla RAM, devo andare a prendere quello che sta solo sulla RAM, aggiungerlo a quello che sta dentro la X, fare la somma e il risultato metto dentro la X. Tutto questo lo fa questa linea di codice qui. Adesso abbiamo il risultato dentro la X. Noi dobbiamo cominciare a pensare a come scriverlo in output. Siccome le primitive per scrivere in output vanno a sovrascrivere EAX, che c'ha in questo momento il risultato, e il risultato è troppo importante, due cose: o lo salviamo sulla RAM per poi andarlo a riprendere, ma non abbiamo riservato spazio sulla RAM, quindi in questo momento non potremmo farlo. Oppure abbiamo quattro registri, lo appoggiamo su un altro registro, che oltre che risparmiare RAM, 4 byte, è enormemente più veloce come operazione. Cioè noi facciamo move EBX e AX, cioè che facciamo noi? Salviamo dentro il registro EBX ciò che c'è dentro AX, ma tutte e due hanno lo stesso valore. Perché lo facciamo? E l'abbiamo appoggiato lì, perché mo AX ci riserve di nuovo, quindi lo ripasticciamo adesso, ma sappiamo che il risultato sta su EBX. Ora lo possiamo pasticciare e scriviamo, andiamo a scrivere il risultato. Adesso il signor Paul Carter ci ha scritto anche come regalo una funzione, si è divertito lui a farla, che non la vediamo, sta sempre in quel file di prima che abbiamo incluso all'inizio, che mi va a stampare, fa il dump dei registri. Il dump vuol dire mi visualizza a schermo il contenuto dei registri. Serve? Assolutamente no. Però è una cosa comoda, interessante in fase di debugging, per vedere il valore che c'era in quel momento dentro i registri, per vedere se è quello che effettivamente ci aspettavamo. Questo è un esercizio tipico di debugging. Debugging significa andare a trovare i bug insetto, cioè gli errori. Chi programmava in assembly, noi non programmeremo in assembly, tranquilli, però c'aveva queste tecniche per andare a vedere gli errori. Diceva, fammi un po' andare a vedere i registri che valore c'hanno, se mi sono sbagliato o se no. Stampa questa dump regs, stampa i registri, li visualizza a schermo. Carino, lo lasciamo, ma non c'entra niente col programma che stiamo a fare. Andiamo invece avanti. Facciamo move EAX
no, messaggio 3. Come si chiama? Topolino? Topolino. Allora, metto l'indirizzo Topolino dentro EAX. E poi faccio call print string. Quindi l'utente vedrà scritto ha immesso. Adesso dobbiamo scrivere il primo addendo. Faccio move, dai, dettami tu, EAX. Guardate che sto quasi arrivando alla fine. Metto input 1, lo copio su EAX. Ecco, sto sporcando EAX. Poi faccio una funzione nuova che non abbiamo ancora visto. Print int, cioè mando in esecuzione print int. Che cosa fa questa? Fa il contrario di read int, cioè prende quei 4 byte di EAX che c'è dentro un numero scritto in binario e capisce, scusate questo verbo, che numero è, e me lo va a rappresentare come sequenza di codici asci. Per esempio, se era il 45, ne produce il 4 e il 5, anzi il 5 e il 4, e li manda, li stampa sullo schermo. Quindi hai scritto, hai messo 45. Adesso devo fare e quindi solito discorso, move, non vorrei sbagliarmi, voi seguitemi, EAX messaggio 3, messaggio 3, e poi scriviamo call print string. Poi facciamo move, grazie, vai un po', EAX, input 2, chiusa parentesi, call, grazie, mamma mia quanto è bravo, te prendo come segretario, call print int, vai oltre, adesso move EAX messaggio 4 call print string. Quindi hai messo e la loro somma è, adesso devo scrivere la somma. Dove l'abbiamo salvata la somma? Dentro EBX. Allora devo fare move e a x destinazione e bx sorgente, quindi lo rimetto su EAX e adesso faccio call print int. Poi se voglio essere vado a capo anche call print new line, è un'altra funzione sempre in quel file lì che serve per andare a capo, per non lasciare il cursore attaccato su quel numero che hai scritto, e stiamo per finire. Mi sa che oggi siamo andati veloci, tutto sommato. Credo che a questo punto abuso ancora della vostra pazienza e poi vi lascio senza fare la seconda parte della lezione, perché abbiamo quasi finito. Adesso va bene? Perché dovete prendere il treno, quindi adesso ragazzi, però ho quasi finito, non l'ho finito. Adesso abbiamo finito di lavorare, bisogna rimettere le cose a posto. Vi
vorrei richiamare l'attenzione, perché queste cose le vedete oggi e poi non le vedrete più. E quindi un attimo d'attenzione. Dobbiamo mettere le cose a posto, cioè tutte queste cose che stiamo vedendo le farà automaticamente il compilatore C. Come si fa a rimettere cose a posto? Innanzitutto dobbiamo mettere i registri a posto. Abbiamo sporcato i registri, veramente solo EAX e BX, però li abbiamo sporcati. Adesso dobbiamo rimetterli a posto e si fa pop A. Pop A. Pop A. Pop A rimette, va sullo stack, prende tutto quello che ci avevamo messo e rimette a posto. A questo punto i registri sono tutti rimessi a posto come erano prima che partisse questo programma. Mi seguite? A posto? Beh, adesso bisogna passare la palla a chi questa funzione la manda in esecuzione, che sarebbe quel programma C che abbiamo visto all'inizio. Come si fa? Dobbiamo effettuare una RET. E infatti faremo una RET, ma prima di farlo facciamo questo: mettiamo con una move dentro EAX, ci mettiamo il valore 0. Dentro EAX ci scriviamo il valore 0 e poi questi sono 32 bit tutti a 0 e poi scriviamo leave, che sarebbe in assembly l'istruzione che insieme alla successiva RET restituisce il controllo alla funzione chiamante e termina il programma. Leave serve per passare lo 0. Io vi ho spiegato la RET. Invece leave prende il valore di AX e lo restituisce come valore alla funzione che l'ha mandata in esecuzione. Capito il concetto qual è? È che se sto programma arriva a fare la leave, vuol dire che ha finito ed è andato tutto bene. Non c'è stato un errore prima che ha causato per esempio un'eccezione o un segmentation fault, eccetera. Oddio, ci sarebbe una possibilità su 4 miliardi che venga casualmente restituito lo 0. Però, insomma, è un segnale convenzionale. T'ho restituito lo 0, quindi sono arrivato a fare la leave, quindi è andato tutto bene. Anzi, la RET. Sì. No, un void, in int. No, 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 c'era int come ritorno, te la faccio rivedere. Allora, salvo tutto ed esco. Adesso se andiamo a vedere nella cartella, ci sta anche questo mio programma che abbiamo scritto adesso. Ora che cosa dobbiamo fare? Vi ricordo cosa dobbiamo fare. Dobbiamo assemblare, compilare e linkare. Partiamo dall'assemblaggio. Lo facciamo chiamando l'assemblatore che si chiama NASM. Poi con l'opzione -F, seguito dallo specificatore ELF, gli diciamo che deve assemblare per il sistema operativo Linux. Quello per il Windows sarebbe COFF. Perché questa distinzione? È perché usano primitive diverse due sistemi operativi e quindi l'assemblamento deve essere fatto con specifiche totalmente diverse. Che cosa deve assemblare? Primo punto ASM. E sarebbe finito lì.
Poi qui ci sta anche questo meno L primo punto LST, è una cosa aggiuntiva che vediamo dopo. Andiamola a fare. Scriviamo quindi NASM meno F ELF e gli diamo il nome del programma, mio del file che contiene il programma. Quindi adesso quando batto return verrà prodotto il codice oggetto del codice sorgente che abbiamo appena scritto. Andiamo a vedere. Ecco qua, vedete, mio programma.o sarebbe il codice oggetto che corrisponde al codice sorgente che ho scritto adesso io. Codice oggetto non è codice eseguibile ancora, perché è molto vicino all'eseguibile, non è più leggibile, volete vederlo? Ecco. Tutto quello che non è ASCII sono istruzioni macchina. Ci sono delle stringhe che saranno risolte come indirizzi dopo che avrà lavorato il linker, cioè il collegatore. Attualmente sono ancora perché il principale C deve chiamare una funzione che è scritta mio programma qui dentro. Ancora c'è da fare questi collegamenti, quindi è una versione intermedia, un po' è codice eseguibile, un po' ancora no. Ci siete? Ora dobbiamo compilare il C e abbiamo un compilatore per farlo, di cui cominceremo a parlare la settimana prossima, che è GCC. Domanda? Ah, te la faccio rivedere. Ah, tu vuoi vedere quella lì proprio? Andiamola a vedere. Non te l'avevo fatta vedere. Eccola qua. Come vedi è un file di testo dove c'è scritto che ci sono degli identificatori che corrispondono alle primitive che abbiamo usato nel nostro programma, che il nostro programma usa infatti, per cui vanno prima dette all'assemblatore che c'è Red Char, non l'abbiamo usata, però l'avremmo potuto usare, c'è redint, c'è printint, c'è printstring, sono funzioni che il nostro assemblatore deve sapere che stanno dentro il programma. Il codice oggetto di quelle funzioni, redint, printint, printstring, ma non stanno lì, come vedremo. Come vedremo alla fine di questo corso, sarà tutto chiaro quando arriveremo alla fine, stanno in un altro file. Scusate. Eccolo qua. Questo che state vedendo sarebbe il codice oggetto di quelle funzioni che tu mi hai poco fa chiesto di vedere. E sono già pronte per essere linkate. Ovviamente non potete capire niente, non si può capire niente, perché anche qui in parte è codice eseguibile, in parte no. Queste cose adesso, mo facciamo la pausa perché mi sto dilungando, queste cose adesso si possono capire sì e no. Sarà tutto più chiaro, spero, se tutto va bene, alla fine di questo corso. Adesso però le state vedendo e quindi un po' di mal di pancia vi potrebbero venire, ma non vi preoccupate, è normale, è che il mare è mosso, ok? Se non avete altre domande, finiamo con la compilazione e poi facciamo la pausa. Dopo vi dico, anzi, tiriamo avanti, dai, tiriamo avanti, vi lascio veramente molto prima.
finiamo con la compilazione, perché dopo dovevi solo due o tre cosette. Finiamo? Non ho sentito. Vabbè, possiamo andare avanti? Ok. Allora, dobbiamo finire. Stavo dicendo che abbiamo il nostro file che contiene il programma sorgente, che sta dentro principale.c. Dobbiamo compilare anche quello. Ok? Scriviamo gcc meno meno c. Questo meno c significa che devi solo compilare ma non devi linkare, devi produrre il codice oggetto. Sarebbe questa questa operazione qui. Questa operazione qui produce il codice oggetto ma non va direttamente a linkare. Con l'opzione meno c faccio questo. Lo faccio. Però nel frattempo cosa è successo? È successo una cosa proprio quest'anno, che ho preso un computer, quello con cui sto lavorando adesso, che è un computer a 32 bit, a 64 bit, chiedo scusa. Mentre invece il programma che avete appena visto è un programma che funziona a 32 bit. Quindi, per poter compilare il tutto, ve lo dico anche a voi, bisogna che installate sul vostro computer, se lo volete compilare, se no non lo fate, perché tanto l'esercizio è finito oggi, non lo rifaremo più, le librerie del C a 32 bit, non a 64. E poi dovete dire al GCC di compilare con l'opzione meno M32, vuol dire a questo punto che compilerà a 32 bit invece che a 64. Ha fatto già. Andiamo a vedere. Ecco che vedete che c'è il file principale.o. Ora abbiamo mio programma.o, principale.o. Erano scritti con due linguaggi diversi, ma sono stati compilati, assemblato e compilato. Adesso sono tutti, parlano la stessa lingua, la lingua oggetto. Io adesso li posso linkare assieme, e questo discorso vale anche se programmati in altri linguaggi. Si può sempre linkare programmi scritti in linguaggi diversi, salvo che utilizziate un codice oggetto che parla la stessa lingua. A questo punto arriviamo alla fine. Io faccio partire GCC. Vabbè, faccio prima a riscriverlo tutto. GCC dicendo con l'opzione meno o, vado a dire come si chiamerà il programma finale. Come lo vogliamo chiamare? Finale. Finale, lo chiamiamo finale. Meno o finale vuol dire che voglio produrre un codice eseguibile che stia dentro un file il cui nome è finale, e deve linkare assieme asm _io.o, che sarebbero i codici oggetto delle funzioni printstring, readint, printint. Poi il mio programma principale.o e poi quell'altro, cioè mio programma.o. Tutti questi tre .o vanno linkati assieme come se vanno in un imbuto, trasformati, vengono i riferimenti incrociati vengono calcolati bene, e mando invio.
e si è incavolato perché mi sono dimenticato di dirgli di lavorare a 32 bit, perché si è accorto che c'erano delle funzioni che lavoravano a 32 bit, ma l'architettura questa qui era 64. Adesso con lo specifico MNM32 dovrebbe andare bene. Perché non gli va bene? Ah, scusate. Sì, è una sciocchezza. Cioè, avevo messo M32 fra meno O e finale. Ok, adesso mi sembra che ha lavorato, andiamo a vedere. Ha prodotto un file che si chiama finale e che contiene un eseguibile. Da che lo capisco? Dal fatto che ci ha messo questa X qui, che sta per eseguibile, executable. Qui abbiamo in Unix i privilegi d'accesso. Chi l'ha fatto, il proprietario, può leggere, scrivere ed eseguire. Il gruppo di lavoro a cui il programmatore appartiene può leggere, scrivere ed eseguire. Tutti gli altri utenti del computer possono o leggerlo o eseguirlo, ma non modificarlo. Chi l'ha fatto si chiama Aldo, appartiene a un gruppo di lavoro che si chiama Aldo, è stato fatto a marzo, il 17 alle 16.06, e contiene 9805 byte, e si chiama finale. Adesso io lo devo mandare in esecuzione, dico al sistema operativo Unix, Linux, è la stessa cosa, .slash, cioè vale a dire, adesso ti do un comando che corrisponde all'eseguibile che sta esattamente in questa cartella, che si chiama finale. Mando in esecuzione sto benedetto programma, parte, e lui è andato sulla RAM, ha trovato quegli asci e l'ha scritti sullo schermo, immetti un numero. Adesso io devo scrivere un numero. Che numero scrivo? 345. E premo invio. Quando che premo invio? Il 3, il 4, il 5 vanno là, Redint li legge, li converte nel numero 345 scritto su 32 bit come numero naturale e li va a mettere su EAX. A questo punto parte quell'altra, siamo 234, fa la stessa cosa, ecco, ha fatto, adesso non si è fermato più. Che cosa ha fatto? Prima questa cosa carina, cioè abbiamo fatto il dump di tutti i registri, e a X100 c'è 243, o no? Non è 243 ovviamente, perché è rappresentato in esadecimale. Questo è il primo byte, 0, questo è il secondo, 0, questo è il terzo e questo è il quarto. Quindi è 4 per 3 più 4 per 16 più 2 per 256. La somma sarebbe 579. Cioè questo 243 sarebbe il 579 scritto in esadecimale. Vedete tutti gli altri, comunque alla fine ha immesso 345 e 234 e la loro somma è 579, che era quello che volevamo fare. Adesso io devo dirvi due cosine. Prima, ve lo dico subito così dopo vi lascio. Fatemi un attimo riassemblare. Dove sta? Riassemblo scrivendo però anche meno L, poi scrivo mio programma punto LST. Vado a vedere che cosa ha fatto. Ha prodotto un file mio programma punto LST e adesso lo andiamo a vedere. Per esempio con Nano, ma anche con Cat. Vabbè. Con Cat.
dato more, facciamo prima, scusate. Ecco qua, che cos'è sta roba? È un file di testo che è una gran figata perché mette in corrispondenza il file assembly che è andato ad assemblare con il codice oggetto che ha prodotto e ti fa vedere riga per riga la corrispondenza. Serve per i programmatori seri, per andare assembly, per andare a vedere dove hanno commesso degli errori. Mo me lo sta facendo. La prima riga che vedete qui a sinistra non significa, guarda un pochetto sotto, ecco. La prima riga che vedete a sinistra, dove c'è 32, 33, 34, 35, non significa assolutamente niente, è solamente l'indicatore di riga e serve a noi fra di noi per parlare. Io vi dico, oh, vedete quello che c'è la riga 35? Non significa niente. La seconda colonna che vedete invece comincia a essere proprio significativa, perché sarebbe l'offset a cui sta quella cosa che sta sulla destra. Sulla destra che cosa troviamo? Troviamo immetti un numero scritto in ASCII, questo sarebbe questo qui, 49 sarebbe in esadecimale il byte della I maiuscola, questa è la M, questa è la N, questa è la E e così via. Si va oltre fino allo 0, eccolo qui. 00 era quello che sta, no, non c'entra nello schermo, però avete capito, eccolo qua giù, questo 0 che è andato a finire qua sotto. Aspetta, facciamo una cosa, aspetta un attimo, lo rimpicciolisco perché se no non si capisce niente, scusate, ma questa cosa la devo far vedere, troppo figa. Allora aspettate. Allora, vedete l'offset qui, dopo è andato 9 avanti, perché questo S6E sarebbe l'asci de U, no, de U, sì, che, no, il 20 è lo spazio, il 20, insomma, il 2,0 è lo spazio, quindi sarebbe la I allora. E vedete che l'offset che cresce e qui invece cominciate a vedere proprio le istruzioni. Guardate questa qui, push A sul Pentium è l'istruzione 6-0, un solo byte. State vedendo le istruzioni assembly e istruzioni macchina, le vedete assieme. Push A è l'istruzione 6-0, cioè il byte in esadecimale 6-0. Vedete anche le altre. Adesso vedete, guardate una cosa. Beh, ve le vedete con calma, se vi divertite ve lo vedete questo qui. Guardate qui, B8 per esempio, sarebbe move su EAX. Messaggio 3 è all'offset 3C del segmento dati. E l'ultima cosa che voglio dire oggi è, guardate questa roba perversa. L'offset 3C è scritta, invece che da tutti quanti, non solo, o anche questo qui, l'offset 4.0, non è scritto come un cristiano penserebbe, 00 00 00 4C, ma è scritto 4C 00 00 00 00, che non è l'inverso, attenzione, è solo cambiato l'ordine dei byte.
Questa roba antipaticissima se l'ha inventata la Intel. Tutti gli altri, i numeri su più byte, li scrivono come uno pensa che dovrebbe essere scritti. Cioè prima il byte più significativo, poi quello meno significativo, poi quello meno significativo, poi quello meno significativo. La Intel invece, per motivi che non so, ammetto, ha rappresentato i valori su più byte invertendo l'ordine dei byte, ma non l'ordine dei bit dentro il byte. Cioè inventando l'ordine dei byte. Cioè legge il contrario. Sì, ma non tutti e 32 al contrario. Cioè ha spostato l'ordine dei byte. Il primo byte è quello che noi pensavamo di essere l'ultimo. Il secondo, quello che noi dovevamo essere il penultimo, almeno io parlo di noi, parlo di me. Questa lotta è andata avanti per anni e non si è mai risolta, perché la Intel faceva in un modo e la AMD pure, tutti gli altri in quell'altro modo. Oggi questo modo di fare si chiama endianess e vado sulla lavagna per concludere la lezione di oggi con questa storia. Ho veramente finito. Endianess, non tutti sanno quello che vi sto dicendo, per cui è un termine che credo, non lo so se lo sono inventati gli informatici o c'era già in inglese, serve per distinguere il cosiddetto modo Big Endian. Io quando lessi per la prima volta queste cose pensavo agli indiani, dal Little Endian. Questo modo che usa la Intel di mettere il byte meno significativo in testa e di invertire l'ordine dei byte si chiama Little Endian. Quello che usa l'IBM, usava la Motorola, tutti gli altri, si chiama Big Endian. Io pensavo che ci avesse a che fare con gli indiani, invece ho saputo da vecchio che la cosa è invece riconducibile alle uova e a un romanzo che spero abbiate letto, di un grande satiro che si chiama I viaggi di Gulliver, scritto da Jonathan Swift. Quando un personaggio, Jonathan Swift, però non so se avete letto I viaggi di Gulliver, spero di sì, Gulliver va nel... Oh, sta cosa ve la dico, anche se è un minuto, è una sciocchezza, però è una sciocchezza che veramente è un problema per tutta l'informatica, e cioè la lotta per far sì che non si abbia uno standard. Questa è la filosofia contro cui si attacca adesso questo termine, perché praticamente non avere uno standard fa male all'informatica, perché questo è uno dei motivi per cui il codice eseguibile sui processori della Intel non è eseguibile su altri, e viceversa ovviamente. La storia a cui si ispira questo termine è quella di quando il re del villaggio Lilliput e il figlio si fa male, si taglia il dito rompendo l'uovo dalla parte big, e quindi fa un editto che dice che nel regno non si può rompere l'uovo dalla parte big, ma si è obbligati a romperlo dalla parte small, perché il suo figlio si era fatto male. Quegli altri del villaggio vicino subiscono questa come una forzatura, non capiscono perché devono starci e dichiarano guerra a Lilliput per questo.
E per cui dopo ci sono i morti, chiaramente questa era una satira, credo, relativa alla guerra dei 30 anni, adesso non ricordo, fatta ai tempi nostri. La morale è questa qui: Intel diceva che per motivi di efficienza bisognava scrivere i numeri così, quegli altri dicevano che per motivi di efficienza bisognava scrivere i numeri in quell'altro modo. In realtà non aveva ragione né l'uno né l'altro, ma questa lotta non si è mai risolta. E ci portiamo ancora adesso, a distanza di tanti anni, sto problema. Little Endian e Big Endian. Questo problema si chiama mancanza di, e concludo, interoperabilità. Ed è uno dei problemi più grossi di tutta l'informatica del mondo. Ci sentiamo la settimana prossima, quando cominceremo a programmare in C.